Le stelle di Azus. Le stelle di Azus. Un altro appuntamento con le stelle di Azus, uno di quegli appuntamenti che ci raccontate essere entrati, diciamo, nella quotidianità, nella vostra quotidianità, insieme al nostro astrologo di riferimento. Una buona giornata anche a te, ciao, caro Pasquale. Azus, un altro appuntamento dedicato all'oroscopo. L'oroscopo di oggi, mercoledì 23 marzo 2016. Ovviamente un appuntamento creato, ideato e prodotto da Cartomanti Europei, un grande centro, tra i più grandi, tra i più importanti e soprattutto tra i più seguiti, centro dedicato alla cartomanzia telefonica e non solo a quello. Come vedete, vi parliamo di oroscopo e comunque Cartomanti Europei significa veramente tante 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 cose. I nostri contatti, i contatti di Cartomanti Europei, 0773 49 3505, oppure il sito internet www.cartomantieuropei.com. Attraverso il sito oppure attraverso il semplice contatto, una chiacchierata con i nostri centralinisti, sarete in grado di così conoscere quali sono tutti i servizi che Cartomanti Europei mette a disposizione. Ma magari, se restate all'ascolto, alla visione di questa trasmissione, qualcosa riuscirò a raccontarvi anche io. Quello che è sicuro però è che Azus adesso inizia a raccontarci l'oroscopo per oggi. Eh sì, iniziando come al solito dal segno dell'Ariete, il primo segno dello zodiaco. C'è una luna piena che si forma nell'opposto segno della Bilancia, chiaramente, perché il Sole è in transito nel vostro segno, è il periodo del vostro compleanno, è iniziata ufficialmente la primavera, e quando c'è un'opposizione tra il Sole e la Luna, quindi la Luna al massimo del suo splendore e della sua luminosità, abbiamo per l'appunto una luna piena che si forma in quel settore che per voi ha a che fare con l'amore, i sentimenti, le unioni, il matrimonio, ma anche le collaborazioni, le associazioni. Ecco che è una luna che può gettare una luce nuova su alcuni rapporti sentimentali e anche professionali. Attenzione, perché è una luna che si scontra anche con Mercurio, è una giornata in cui potreste avere qualche difficoltà di comunicazione o potreste prendere anche degli abbagli, potreste anche illudervi che qualcosa vada nella direzione giusta e invece potrebbe essere un problema che si sta profilando all'orizzonte, o potrebbero esserci delle bugie nei vostri confronti, qualcuno che promette qualcosa che alla fine non potrà mantenere. Quindi attenzione, soprattutto quando si parla di soldi. Andiamo al segno del Toro, è una luna piena quella che si forma nel segno della Bilancia, che per voi ha a che fare con la quotidianità, con il lavoro, con la vita di tutti i giorni. Ecco, è una luna che può portare anche delle novità importanti per quanto riguarda i rapporti con i vostri colleghi di lavoro, ma anche con i vostri datori di lavoro, per esempio. È una luna che serve anche a chiarire qualcosa. Se avete una domanda da porre a un vostro superiore, per esempio, questa potrebbe essere la giornata giusta per fare chiarezza se c'è qualcosa che non vi piace, qualcosa che non vi va, anche nelle mansioni che dovete svolgere solitamente. Certo, è una luna che non è il massimo per quanto riguarda i rapporti sentimentali, ma è una luna che passerà anche molto presto. Andiamo al segno dei Gemelli, luna fantastica, nel punto più bello del vostro oroscopo, che è rappresentato proprio dal segno della Bilancia. È una luna fortunata, è una luna che parla di colpi di fulmine, che parla di innamoramenti. Attenzione, perché in questo momento possono essere anche molto pericolosi, certo coinvolgenti, passionali nuovi incontri, però nascono sotto l'impulso di un Marte in opposizione nel segno del Sagittario. Questa luna piena è una luna che può essere anche ingannatrice, certo che può portare al massimo i sentimenti, le emozioni, ma poi attenzione, perché il risveglio da questi sogni praticamente potrebbe essere anche molto brusco. Attenzione al lavoro, c'è un Mercurio bruciato un po' da questo Sole che transita nel segno dell'Ariete. Questo è un periodo in cui potreste commettere delle sciocchezze a livello di investimenti, quindi fatevi sempre consigliare bene, soprattutto dagli esperti, no? In maniera particolare se dovete investire delle somme di denaro in progetti ben precisi, specifici. Lì ci vuole lo specialista. Andiamo al segno del Cancro,
luna molto complicata, transita nel settore della casa, della famiglia, è una luna che però può portare anche delle bellissime emozioni nel rapporto con i figli, nel rapporto con i genitori. Certo è una luna stancante da un punto di vista fisico, anche perché voi in questo momento subite anche l'aggressione del sole dal segno dell'Ariete, di Mercurio, manca un po' di spontaneità, manca un po' anche di energia mentale, no? Quindi affrontate la quotidianità, la vita di tutti i giorni un po' annoiati e devo dire anche un po' stressati dagli impegni che comunque avete preso e che ora dovete portare avanti. È comunque una luna che passerà in fretta anche per voi, quindi niente paura, già nei prossimi giorni recupererete. Bene, allora buone notizie tutto sommato. Dunque, ricordate Cartomanti Europei, cartomantieuropei.com, il sito di questa grande organizzazione che tra gli altri servizi vi mette a disposizione uno facilmente fruibile, un servizio dedicato al vostro telefonino che si ottiene inviando un semplicissimo SMS. Allora, il numero da contattare tramite SMS è il 488-3888. Attenzione, è un servizio in abbonamento. Per ricevere appunto con questa modalità sul vostro telefonino i consigli delle stelle curati direttamente da Azus, basta inviare a questo SMS la parola Astri. Se invece volete ricevere anticipazioni sulla numerologia, sempre in servizio in abbonamento, potete scrivere al 488-3888 la parola Fortuna. Quindi Astri per le stelle, Fortuna per la fortuna. Appunto, il numero rimane invariato. Queste sono le stelle di Azus, il programma giornaliero quotidiano dedicato all'oroscopo. Siamo arrivati al Leone, al segno zodiacale del Leone per questo mercoledì 23 marzo 2016. Azus. Eh sì, per voi amici del Leone questo è un periodo semplicemente fantastico, devo dire, con tanti transiti molto positivi, di grande energia, di grande determinazione e coraggio. Marte nel segno del Sagittario, ma ancor di più questo Sole, Mercurio, Urano nel segno dell'Ariete, la possibilità di trovare delle soluzioni a problemi anche che vi hanno assillato da qualche mese a questa parte, e addirittura la possibilità di trovare un nuovo amore, un nuovo grande amore, perché questo Marte transita in un settore del cielo che per voi ha a che fare con la passionalità, ha a che fare con l'eros, e c'è questa luna bellissima che transita nel segno della Bilancia, una luna di grande comunicazione, e quindi potete far leva sulla vostra simpatia, sul vostro fascino, sul vostro charme per conquistare chiunque. Una giornata estremamente positiva anche per quanto riguarda i rapporti professionali. Attenzione solo a non scegliere dei progetti che siano veramente troppo ambiziosi, no? Perché questo Mercurio che transita in stretto contatto con il Sole vi fa peccare di lucidità, di razionalità, no? Quindi tendete un pochettino anche a sopravvalutarvi. Ecco, e questo potrebbe essere poi un problema che potreste pagare a caro prezzo. Quindi mi raccomando, dovete sempre rimanere con i piedi ben saldi per terra, come del resto suggerisce questo Saturno in Sagittario. Andiamo al segno della Vergine, luna che parla di questioni pratiche, però è una luna piena, una luna che si scontra con Mercurio. Qualche piccolo problema per quanto riguarda il denaro potrebbe esserci in questa giornata, sulla gestione del denaro o sulle spese che farete in questa giornata, che alla fine potrebbero risultare anche superflue. Quindi mi raccomando, sappiamo che voi siete sempre delle persone molto attente, accorte, no? Soprattutto per quanto riguarda proprio le questioni economiche e finanziarie. Quindi cercate di far valere questo vostro pregio in una giornata in cui avrete la tendenza ad allargare un po' troppo i cordoni della borsa. Per quanto riguarda l'amore, ci sono ancora dei problemi legati a questa posizione di Marte e di Venere, quindi qualche screzio con il partner è sempre possibile anche in una giornata come questa, ed è uno screzio che potrebbe nascere per questioni pratiche. Andiamo al segno della Bilancia, luna piena nel vostro segno, una luna carica di emozione, carica di sentimento,
carica anche, devo dire, di passionalità, perché tutto sommato questo Marte che transita nel segno del Sagittario mette in evidenza, mette in luce anche la parte più passionale del vostro carattere. Ed in effetti questa è una giornata in cui possono arrivare delle bellissime emozioni da vivere in compagnia del partner. Ecco, le belle emozioni, le grandi gioie che vivrete in questo periodo sono legate anche alla quotidianità, alla vita di tutti i giorni, quindi al normale rapporto di coppia. Andiamo al segno dello Scorpione, luna nel settore che riguarda un po' il subconscio, no? I pensieri, le paure. Vi sentirete forse un po' prigionieri degli impegni che avrete preso in questa giornata, del lavoro che dovrete fare in questo giorno. Ricordo che proprio il settore del lavoro, della quotidianità, è attraversato da transiti molto importanti, quindi siete costretti a rimanere spesso anche oltre l'orario sul vostro posto di lavoro in ufficio. Sentirete un po' la pesantezza, no? Del dovere degli impegni che comunque dovete portare a termine. Quindi appena potete staccate la spina e concedetevi qualche ora di relax, magari in compagnia della persona che amate. Quello che è in corso è l'oroscopo di mercoledì 23 marzo 2016. Il programma si intitola Le stelle di Azus, lo diciamo a beneficio di chi si fosse messo alla visione di questa trasmissione da pochi istanti. Questa è una trasmissione voluta, ideata e prodotta dal Centro Cartomanti Europei, Centro di Cartomanzia Telefonico. Definirlo così però, lo diciamo, è sempre molto ristringente, è sempre qualcosa che sminuisce invece l'ampio ventaglio di possibilità che vi dà Cartomanti Europei di interagire. C'è un sito internet molto ben fatto, www.cartomantieuropei.com. Su questo sito potete capire e scoprire da soli quali sono le alternative che Cartomanti Europei vi mette a disposizione. La luttologia, la numerologia, quindi gli oroscopi curati dal nostro astrologo di riferimento, ovvero Azus, ovviamente poi la cartomanzia, le schede dei vari cartomanti, così per conoscerli un pochino meglio, un po' più da vicino. Poi c'è il forum per potervi confrontare, quindi fare anche un po' di social, diciamo così. E poi c'è anche lo shop, il mercatino elettronico che vi consente di acquistare dell'oggettistica, insomma, qualora vi piacesse qualche oggettino di quelli sempre inerenti a questo ambito, a questo ambiente tanto particolare. Insomma, cartomantieuropei.com, il sito internet, ma se non avete internet o se vi risulta semplicemente più facile fare un colpo di telefono, fatelo allo 0773 49 3505. Risponde uno staff esperto di centralinisti che da subito, dalle prime parole, saprà mettervi in comunicazione, in contatto con l'operatore più giusto, più adatto alle vostre esigenze. Noi torniamo a parlare di oroscopo però per la giornata di oggi, mercoledì 23 marzo 2016, riprendendo dal segno zodiacale del Sagittario, no? Sì, bellissima giornata, amici del Sagittario. Attenzione, perché questa luna mette l'accento sulla comunicazione e anche su delle rivelazioni che possono arrivare proprio in questa giornata da parte dei vostri colleghi di lavoro o di un amico. Attenzione però, non prendete per oro colato tutto quello che vi viene detto, perché questa luna, ripeto, è anche un po' ingannatrice, no? Quindi certo possono essere delle rivelazioni anche importanti per il vostro lavoro, per la vostra vita sociale, però cercate di verificarle prima di dare credito a chi ve le farà, d'accordo? Quindi è una luna che certamente può portare anche delle novità per quanto riguarda i vostri rapporti di amicizia, potreste conoscere nuove persone e qualcuna potrebbe rivelarsi alla fine anche preziosa per alcuni progetti che avete in mente. Per quanto riguarda il segno del Capricorno, è una luna complicata quella che transita in Bilancia, è una giornata in cui dovreste limitarvi alla normale amministrazione, non è il giorno ideale per mettere in pratica una vostra idea oppure per iniziare un nuovo progetto. Anche la vita quotidiana, la normale routine lavorativa può in qualche modo essere, diciamo così, compromessa da questa luna molto difficile, quindi qualche piccolo imprevisto dovete metterlo in preventivo in questo periodo, però sappiamo che voi siete in grado anche di gestire i momenti di difficoltà e gli imprevisti, perché siete delle persone sempre molto previdenti. È una luna che pone l'accento anche sul rapporto di coppia, che in effetti potrebbe dare qualche segnale di disagio in questa giornata. Andiamo al segno dell'Acquario, luna bellissima, transita in un settore del cielo
e per voi ha a che fare con il lontano, con i viaggi, con le notizie che possono arrivare anche in questa giornata. È una luna che però vi chiede anche di ampliare un pochettino le vostre conoscenze e soprattutto i settori in cui andate ad agire, sia sul lavoro sia per quanto riguarda i rapporti di amicizia. No? Dovete mettere un po' da parte tutto ciò che è vecchio, tutto ciò che ormai insomma è anche un po' stancante per voi, perché chiaramente una vecchia amicizia che ha dato tutto quello che doveva dare, che in questo momento sta scricchiolando, forse andrebbe in qualche modo accantonata per far posto ad altre persone che possono entrare nella vostra vita in questo momento, come ci dice Urano, ma anche Mercurio e Sole, che transitano nel settore proprio della comunicazione. Quindi aprite le porte al nuovo, amici dell'acquario. Chiudiamo con i pesci. Questa è una luna che transita nel settore del cielo, che per voi, amici miei, ha a che fare con quelle cose un po' nascoste, quelle cose che non sono molto chiare, che però potrebbero venire alla luce proprio nel corso di questa giornata, grazie a questa luna piena al massimo del suo splendore. Quindi potreste rendervi conto anche finalmente di cos'è che non funziona sul vostro lavoro, oppure in un progetto che state tentando di portare avanti, o nel rapporto di coppia, perché è vero che questa Venere vi sta regalando delle bellissime emozioni, ma con Marte nel segno del Sagittario qualche rapporto sta scricchiolando in questo periodo, e grazie a questa luna finalmente potreste rendervi conto di come agire, delle scelte che dovete fare. In realtà sta scricchiolando la mia gola, non so se si è sentito, chiedo scusa eventualmente. Le stelle di Azus terminano qui, non prima di ricordarvi però che attraverso lo 0773493505 vi potete mettere in contatto direttamente con Azus ogni lunedì tra le 17 e le 19, ma vi potete prenotare anche in questo momento. Non so se si è capito, ho qualche difficoltà, chiudiamo la puntata, chiudiamo la trasmissione qui, torniamo, speriamo insomma, con una gola migliore perlomeno domani mattina. A presto.